innanzitutto dell'opportunità di questi incontri che, dico subito, devono svolgersi sul piano più informale ma più sostanziale possibile, proprio sulla base delle esperienze e delle competenze che tutti gli interessati, anche da parte del pubblico, possono darmi. Credo che questo sia un momento e anche un metodo che si addice alla situazione in cui l'Italia versa, nel senso che abbiamo, credo tutti quanti, e questo è anche un messaggio implicito che io rendo esplicito, darsi un colpo di reni, un colpo anche di volontà nel mettersi d'impegno a riqualificare, rinnovare all'interno di una concezione molto più larga di visione, ma anche concreta, il nostro paese. Credo che il patrimonio storico che è oggetto di questo incontro è una delle risorse, al di là di risorse culturali, di identità importanti, ma parlo proprio di risorsa economica, nel senso che è una materia prima, una società contemporanea globalizzata come questa diventa secondo me una materia prima, per cui dovremmo affrontarlo non per banalizzare o brutalizzare, proprio come una risorsa da utilizzare, ma una risorsa senza una progettualità di qualità non può essere ben utilizzata, non può dare ottimi risultati, e in questo senso l'inno alla progettualità, nel caso parliamo in un ambito di progettisti, perché è l'unica chiave di lettura di trasformazione qualitativa che possa dare senso a questa riqualificazione. Quindi il tema di oggi vorrei anche allargare in maniera trasversale, cioè sì architettura, sì centri storici, ma proprio anche un discorso di riqualificazione di un approccio nostro rispetto al nostro territorio, al nostro patrimonio, e in questo senso i contributi dei presenti possono essere importanti non solo per quello che hanno fatto, il contributo che già hanno dato e stanno dando alla riqualificazione dei nostri territori, delle nostre architetture, ma in generale le visioni che possono dare anche in un momento molto difficile che stiamo attraversando, che a mio avviso vede all'orizzonte un'uscita dalla crisi anche psicologica che attraversiamo, però il progetto ha un ruolo molto molto importante a mio avviso. La parola all'architetto.